ascoltiamo. Possiamo fare altrimenti? Eccoci di nuovo in studio, sempre Maura e Sabrina, sempre un saluto a Antonella ovviamente. Ciao Anto. Certo, se glielo dici con sta voce, però. Ti sono rattristata. Perché ti sei rattristata, Sabrina? No, sono rattristata perché non c'è. Ah, ok. Che so che sta male. Stella, ti ho detto, lei era in fila per le tette, non fa la salute, quindi. Tanto per rimanere in tema, visto che a Sanremo insomma c'è qualcuno che le mostra. No, nessuno. Nessuno, vero? Le mostra.
perché pure non le dovrebbe mostrare. Esatto. Sì. Comunque, aperto un simposio sulla forza di gravità delle tette di Arisa. Sì? Sì. Ma io non seguo Sanremo da ormai anni e anni e anni, però su Facebook ho letto queste notizie, ma non ho ben capito che è successo. Perché erano molto attirate verso il pavimento. Mazza, e poi pure lei è più piccola di noi, insomma dovrebbe avercela ancora belle sode, ma presumo, ma se no? Con una quinta abbondante ti metti senza reggiseno? Beh, allora sì, puoi sfidare la forza di gravità quanto vuoi, ma c'è una legge naturale che esatto. No, ma ci puoi avere pure 20 anni, sempre per terra ti arrivano. C'è anche una legge divina. Comunque, dopo questo passaggio, insomma, perché detto fra me e te, a me di Sanremo me ne può fregare di meno, l'unica cosa faccio il tipo per con Sita. Ah, Butto. Sì, ha già fatto. In che senso? Nel senso che c'è stato. Lo so, però io... Ma non lo so se sta in gara, però se sta in gara faccio il tifo. Era un super ospite. Era un ospite? Era un super ospite. Ok. Penso. Vabbè, allora niente tifo. Ma hai tolto pure quelle due certezze che c'avevo. Non ricordo. T'ho fatto venire in dubbio, sì. Stanotte non ci dormiremo, Sabri. Detto ciò, proseguiamo insomma il nostro excursus negli anni 90 con una cosa insomma molto più frivola rispetto agli argomenti dati fino adesso: le serie televisive. Che lì c'è stata l'exploit di alcune serie che per noi hanno segnato l'adolescenza e anche magari dei, come si dice, dei modelli da seguire. Che volevi seguirla? Mi viene in mente, sì, vabbè, ho capito, quelle erano tutte fighe con il capello perfetto, il vestito perfetto, noi un po' soprattutto meno. Soprattutto abitavano in posti meravigliosi. Anche, parliamo praticamente di Friends, di Beverly Hills, insomma, 90210 lì com'era, e c'era, io mi ricordo anche Melrose Place. Che era insomma una serie un po' meno adolescenziale e un pochino più spregiudicata. Esatto, più spregiudicata. Però allo stesso tempo tutti fighi, ragazzi tutti muscolosi, ma non si depilavano. No. Questa era la cosa importante. E non si facevano neanche le sopracciglia. Ad Ali di Gabbiano. Brava. Quelle che piacciono tanto alla nostra amica Antonella, che ha già denunciato nelle scorse puntate, insomma, di odiarle. Da lì nascono anche delle serie animate famosissime. Ma ti sei dimenticata il più bello? Che mi sono dimenticata? Twin Peaks. Vero, Twin Peaks, la serie più strana in assoluto. E più amata dai laziali soprattutto. Esatto. Che spettacolo. Adesso finalmente ho anche l'appoggio di un'altra romanista, non sono più sola. Simpatizzante. Simpatizzante. Sì, voglio far vedere la pagina Facebook tua domenica dopo la partita, se sei simpatizzante semplicemente. Sì. Sì, effettivamente quella è stata una delle serie più strane, penso l'unica che l'ha surclassata secondo me è Lost, ma quello poi ne parleremo nella prossima puntata. Certo. È un'altra epoca, esatto. Allora, dicevo... Chi è uscita Laura Palmer? Ma chi ha ucciso? Io non me lo ricordo. Il padre? Lo sai, non c'ho un vuoto. Io me la dovrei rivedere in questo momento, perché ho dei vuoti paurosi su quella serie. Non me la ricordo tutta. Posso raccontare un altro aneddoto? Certo, sì. Allora, in questa serie era presente una signora molto strana, mm-hmm, che andava in giro con un ceppo sotto braccio. Sì. Io, diciamo che in quel periodo ho subito uno dei più grandi traumi della mia vita. Cioè? Avevo un bellissimo Montgomery verde militare. Uh-huh. Con dei bellissimi bottoni in madreperla. Sì. Mi si macchiò durante un capodanno. Lo portai a lavare. Quando lo ripresi, non so perché, erano scoppiati tutti quanti i bottoni. E la tintura ebbe la brillante idea, uh-huh, di mettermi dei bottoni fatti a forma di legno. No! E io, si vede che era un amante di Twin Peaks. No, io da quel giorno sembravi la vecchietta. No, fui soprannominata la signora del ceppo. O anche se è cepparello. Cioè, hai avuto, diciamo, un'adolescenza difficile. Sì. Effettivamente sì. E hai tutta la mia comprensione per questo, insomma. Ma la signora della tintoria, l'hai punita seriamente? Ha detto che non era colpa sua. No, era la mia, che c'aveva niente. C'aveva l'omino della lavatrice che lavava da solo. Uh-huh. Esatto. No, perché lei era fuori estranea, di questa responsabilità. Sì. Il spettacolo. No, io invece in quegli anni ho iniziato a seguire
molto, in maniera molto, ma molto, come si dice, assidua, una delle serie animate più irriverenti dell'America, che è proprio i Simpson. Praticamente la presa in giro per antonomasia delle famiglie americane. Bravissima. Ed è bellissima. Come Bart, come idolo di tutti. Esatto, ma io so più per Lisa, però faccio il tifo per lei. L'unica ragazza normale all'interno di quella famiglia. Normale. Normale. Insomma. Normale. Vabbè. Un po' meno strana. L'unica un po' più seria con i piedi. È Maggie. Usati per te. Maggie? La ragazzina con ciuccio in bocca che non parla mai. Ma dentro i capelli di Marge. Che c'è sta? Che c'era là dentro? De tutto. Cioè, lì c'è un ripostiglio. Ok. Dice, sai dove mettere la roba? Là a mezzo. No, comunque è bellissimo. Veramente tornavamo da scuola. Esatto. Di corsa proprio per vedere i Simpson. E poi c'erano nella Rai. Ma com'è bello, ma qui, ma com'è bello, bello. Mi piace tanto, ma... sai. Non è la Rai. Ma soprattutto la canzone per discoteca che ballavano, te la ricordi? Non mi ricordo qual era. Oddio. C'ho la musica in testa. Io, e c'ho soprattutto Pamela Petrarolo in testa, l'immagine, sì, quando ballava. Quando ballava. E l'esorcista dietro che cercava di, esatto, di battere. Di rimerla. Perché poi scuotevano ste capocce a destra e a sinistra per far muovere sti capelli che gli avevano fatto. Era bellissimo. Tutte permanentate. Sì. Perché andava in riccio in quel periodo. Tutte e posso raccontare io un aneddoto di quel periodo, certo, con la permanente? Certo. Allora, chi mi conosce sa che io i capelli non lisci de più. Sì, sì. Però mi era presa la fissa, insomma, che volevo i capelli ricci. Quindi vado da una prima parrucchiera, mi fa una permanente e praticamente i capelli riescono dritti. Completamente dritti. Non contenta, me ne fa un'altra. E i capelli prendono una leggera ondulatura che mi durava 3 secondi e mezzo. Non contenta, cambio parrucchiera, gli spiego la situazione e dico: guarda, ne ho fatte già 2 di permanenti, sappi che non mi prende. E questa mi fa: non ti preoccupare, ci penso io. Sono uscita fuori da lì con i capelli afro. Una cosa bruttissima. Ma aveva preso, cacchiarola. Però era una cosa bruttissima. A quel punto me li dovevo stirare. Perché? Al contrario, ovviamente, perché erano troppo. Esatto. Andava effettivamente in quegli anni il coso. Il parruccone. Sì, andava sto capello bello riccio. Che poi ricordo, posso dire anche a altro piccolo aneddotino, perché quelli sono gli, certo, gli anni forti. Ti ricordi che andavano anche i capelli allargati? Sì. Tipo con 4. Perché? 4-5 quintali di latta. Esatto. E penso che il buco dell'ozono abbiamo molto contribuito noi a creare. Noi, l'abbiamo fatto noi. Ma io sai che facevo, però? Siccome più erano larghi, allargati, e più erano belli. E più erano fighi. Io li mettevo la lacca, appena messa la lacca, andavo a fare un giro col motorino. Ah, no. Che c'è il capello. Più figo di tutti, è certo. No, io mi ricordo che... prima li cotonavo, poi ci passavo la lacca e per fissargli il phon. Te lo ricordi? Il forchettone. Io forse da qualche parte ce n'ho pure uno che mi è rimasto. Perché poi quando c'avevo i capelli ricci ti dicevano che non li dovevi pettinare. No. Però il forchettone lo potevi usare. Certo. Uh-huh. Che gli dava una dimensione. Sì, però è bello che se non ti pettinavi per 3 giorni il forchettone ti rimaneva incastrato. Brava. Ti faceva un po' e a motte. Esatto. Ti rimaneva lì fermo, fisso. Vero, 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 confermo. Vero, eh. Allora, continuando sempre nei nostri programmi televisivi, insomma, dell'epoca, ricordiamo il karaoke. Nasce Fiorello con quelle giacche improbabili. Aerodinamiche con le spalline, perché più avevi le spalle quadrate e più eri figo. Più eri figo. Esatto, col codino. Perché in quell'epoca gli uomini andavano in giro con sti codini, sì, che erano una cosa veramente bruttissima. Cioè potevi avere i capelli, potevi non averceli, ma c'avevi il codino ed era una cosa bruttissima. Lo sai che, se non sbaglio, durante uno dei suoi tour in giro per l'Italia, perché karaoke, sì, faceva veramente il giro d'Italia e faceva cantare queste persone. Se non mi sbaglio, è qui che è nata Elisa, lo sai? Se non ricordo male, sì, hai ragione. Se mi sembra di sì, c'era questa cosa, è vero. Sai, vero. Il Fiorello poteva dire come a Pippo Baudo: l'ho scoperta io. Quello pure era un'altra icona, insomma, degli anni, perché
tra lui e Mike Bongiorno spopolavano negli show televisivi. C'era una lotta, grande lotta tra Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Esatto, esatto, c'è stata sempre questa rivalità, insomma, anche abbastanza pura, diciamo, non è che si sono mai insultati, eccetera, come invece sarebbe accaduto in questi, potrebbe accadere in questi anni, visto che rispetto per gli altri ormai ce lo siamo perso. Questo era un altro pippone ai quali, insomma, abituatevi, perché ogni tanto io li faccio. E